Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere questo effetto disintegrazione, come avete appunto visto nella preview. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Innanzitutto apriamo il nostro After Effects. Io ho importato il mio video, che è questo qui. L'unica cosa che dobbiamo ricordarci è quella di tenere alla fine o all'inizio un pezzo del video con solo lo sfondo, anche perché questo sfondo appunto lo andremo ad utilizzare al di sotto del nostro effetto. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è dividere la nostra traccia nel momento esatto in cui c'è lo scocco delle dita, ossia qua, leggermente prima, qui. Quindi selezioniamo la nostra traccia e sulla tastiera clicchiamo Command Shift D. Come vedete ci divide la traccia in due. Ora prendiamo la traccia che siamo andati a dividere e la portiamo al di sotto. Io adesso questa la vado a rinominare, la chiamo effetto, ed ora andiamo a fare la stessa cosa praticamente con lo sfondo. Quindi selezioniamo la parte di sfondo, da qui facciamo Command Shift D, andiamo a tagliare e duplicare appunto la nostra traccia, la porto al di sotto, la vado a rinominare, la chiamo sfondo, e praticamente la vado a mettere pari al livello sopra. Ora vado a ritagliare, perché qua c'è il pezzo in cui vado a spegnere la camera, quindi questo pezzo, quindi vado ad accorciarlo fin qua, in modo che questo sia appunto il nostro video. Anche questo lo vado ad accorciare in questo modo. Perfetto. Una volta fatto questo, andiamo appunto a applicare il nostro effetto. Prima però di andare a applicare appunto il nostro effetto disintegrazione, selezioniamo il livello appunto dove andremo ad applicare l'effetto, facciamo doppio clic in modo che ci apra il livello, ci portiamo all'inizio della nostra clip e con lo strumento penna dobbiamo andare a fare una maschera, praticamente selezionando tutto il contorno della persona. Quindi prendiamo lo strumento penna, io vado a zoomare, e quello che dobbiamo fare praticamente è andare a fare una maschera intorno al nostro soggetto. Non è necessario essere precisissimi, però insomma più precisi siamo meglio è. Bene, una volta finito appunto di fare la nostra maschera, torniamo sulla nostra composizione ed ora possiamo andare ad applicargli il nostro effetto. Quindi andiamo nel pannello degli effetti predefiniti, se non ce l'avete qui andate in finestra e spuntate qui dove c'è effetti predefiniti, andiamo sotto a simulazione e andiamo a mettergli l'effetto Scatterize. Quindi lo prendiamo, lo portiamo sopra alla sequenza effetto. Quello che andremo a fare adesso è innanzitutto all'inizio della nostra clip, quindi da qui andare a segnare il marcatore 0. Ci portiamo alla fine, non preoccupatevi se va al di fuori della maschera, e andremo ad aumentare appunto il valore dello scatter più o meno verso un 400, in questo modo, e già così si riesce a vedere il nostro effetto. Ora per dargli ancora un po' più di movimento
andiamo a spuntare anche in right twist o left twist, indifferente, insomma, come preferite voi. Quindi all'inizio selezioniamo il marcatore a 0 e verso la fine gli andiamo a dare tipo un giro completo e poco più, insomma, a vostro piacimento, questo non implica più di tanto. Praticamente cosa fa? Va a dare l'effetto, un effetto rotazione, in questo modo. Ora l'unica cosa che ci rimane da fare è portarci tipo un po' prima della fine del nostro video, andare ad aprire trasformazioni e andare a praticamente interagire sull'opacità. Quindi un po' prima andiamo a selezionare, a spuntare il marcatore dell'opacità al 100%, ci portiamo alla fine del nostro effetto e la portiamo allo 0%, in modo che vada a dissolversi pian piano, in modo da ottenere bene o male questo risultato. Lo stesso effetto, oltre che su un video, possiamo andarlo ad applicare anche a una scritta. La procedura è sempre quella. Quindi andiamo a scrivere il nostro testo, quindi selezioniamo lo strumento testo, scriviamo quello che vogliamo, gli andiamo ad applicare appunto l'effetto Scatterize e alla fine avremo questo effetto anche su una scritta. Quindi possiamo andarlo ad applicare non solo su un video, ma anche su una scritta, su un logo. L'importante è che comunque, adesso nel caso nella scritta, lui riconosce i contorni, quindi lo fa esplodere bene. Se avete un'immagine, andate a selezionare solo la parte che volete far disintegrare. Per farvi un esempio, se io qui vado a cancellare la maschera, il risultato sarebbe che mi fa la disintegrazione di tutto il filmato, che non è malissimo lo stesso, però insomma, secondo me, con la maschera andare a selezionare solo la persona, insomma, risulta un effetto un po' più carino. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial, ma molto molto divertente. Vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o richieste, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!